Incidente mortale questa mattina intorno alle 6:45 a Torino, all'incrocio tra via Pianezza, via Nole e Corso Potenza. Il conducente di un'autovettura, Nixon X-Trail, che stava percorrendo via Pianezza da Corso Lombardia verso Corso Svizzera, per cause in corso di accertamento ma che potrebbero far pensare a un malore improvviso, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro due auto, ferme al semaforo di via Nole, una Ford C-Max e una Dacia Sandero, provenienti da piazza Pier della Francesca verso Corso Potenza, senza causare danni fisici alle persone. Nonostante l'arrivo dei soccorsi sopraggiunti in pochi minuti, il conducente della Nissan, un italiano classe 1955, è deceduto sul posto. I rilievi, in corso da parte degli agenti della squadra infortunistica del reparto radiomobile della Polizia Municipale di Torino.